A mio giudizio la priorità è tutta cristallizzata in una parola chiave, l'interesse nazionale. Occorre ripartire dall'interesse nazionale, quindi dall'unione feconda del ceto medio imprenditoriale nazionale e dal ceto lavoratore nazionale, contro gli interessi cosmopoliti della finanza no border. Di qui bisogna poi muovere per la riconquista di una sovranità nazionale che sia a un tempo monetaria, militare, culturale ed economica, quindi opposizione diretta all'Unione Europea e alla talassocrazia del dollaro, gli Stati Uniti, riorientamento geopolitico in senso non atlantista, uscita immediata dalla NATO e liberazione del territorio nazionale dalle più di 110 basi militari statunitensi che lo occupano, e essenzialmente ripartire dal tema del lavoro. Occorrerebbe avere, se possiamo dire così, idee di sinistra e valori di destra. Valori di destra: la patria, l'identità nazionale, la religione, l'onore, e idee di sinistra: il lavoro, la difesa dei più deboli, la solidarietà, la comunità solidale, il tema del lavoro.